CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita. Viaggiare, solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti la vacanza. Basta con ste code al casello. Passare a Unipol Move conviene. Sono gli ultimi giorni di promo. Canone gratis per un anno, poi solo 1,50 euro al mese. Scade il 25 giugno. Unipol Move. Zero coda, zero sbatti. One Podcast. Marzo 2018, Roma. A Palazzo Madama, sede del Senato, giornalisti e cameraman affollano la sala caduti di Nassiria. Sono lì per una conferenza stampa. Il brusio della platea si ferma quando una voce femminile irrompe dagli altoparlanti. Io sono un docente dell'Università di Sassari, mi occupo da 30 anni dello studio della relazione uomo-animale. Da 8 io ho iniziato a lavorare anche con gli animali dei circhi. Seduta dietro a un tavolo di fronte al pubblico c'è una donna. Ha i capelli lunghi fino alla spalla, rossi. Indossa un paio di occhiali quadrati con la montatura spessa. Di fronte a lei, poggiato sul tavolo, c'è un segnaposto con scritto sopra il suo nome. Si chiama Raffaella Cocco ed è una docente universitaria di veterinaria. È fra gli esperti interpellati nel corso di una battaglia parlamentare. In ballo c'è il destino di persone e animali sotto ai tendoni. Non c'è molto tempo per decidere. Da lì a 8 mesi scadono i termini per la legge delega sul graduale superamento degli animali nei circhi. Da una parte le associazioni animaliste si battono per la dismissione. Dall'altra ci sono i circensi convinti che il loro spettacolo non possa esistere senza animali. Ne vale, secondo loro, della sopravvivenza di un intero comparto. Al centro dei due schieramenti ci sono gli esperti, chiamati per dare concretezza scientifica alle argomentazioni contrastanti. La professoressa Cocco, ad esempio, ha trascorso alcuni mesi sotto ai tendoni dei circhi, studiando soprattutto leoni e tigri. Per comprenderne i livelli di stress, ha comparato parametri metabolici e effettuato studi comportamentali. Solo che, al termine della sua ricerca, i risultati non sono quelli che si aspettava. Non trova prove scientifiche a sostegno del malessere. E fra gli esperti, non è l'unica a pensarla così. Io sono Simone Di Gregorio e questo è Cattività. Un podcast che cerca di rispondere a una domanda. Qual è oggi il posto giusto per gli animali? Per decenni i circhi hanno affascinato persone di ogni età, con esibizioni di animali esotici che saltano attraverso cerchi infuocati e danzano sulle zampe posteriori, animati dai domatori, che schioccano a terra le loro fruste. Oggi il circo è cambiato, ma è cambiata anche la sensibilità degli spettatori, da almeno 10 anni. Bene, non vorrei che parlassimo solo però io e Nones, allora voglio che parlino gli altri. Licia? Allora, intanto nella savana ovviamente il leone e la tigre non potrebbero stare insieme, visto che abitano... Beh, la tigre poi nella savana non ci sta proprio. Visto che abitano in continenti diversi. Noi stiamo parlando della utilità o meno, della bellezza o meno, della moralità o meno di tenere animali selvatici in queste condizioni. Questi sono animali che purtroppo non parlano, per essere difesi hanno bisogno che persone come noi vengano in una trasmissione televisiva, perché non possono fare nessun tipo di denuncia ovviamente sulla violenza. Il 7 maggio del 2010 la conduttrice Licia Colò, da sempre impegnata al fianco degli animali, è ospite alla Vita in Diretta, la trasmissione di Rai 1, allora condotta da Lamberto Sposini. Nel corso della puntata denuncia apertamente il maltrattamento che, secondo lei, gli animali subiscono sotto ai tendoni. Sì, me lo ricordo molto bene, perché purtroppo è stata una rottura di scatole durata anni. Io semplicemente sostenevo che non si può parlare degli animali del circo come degli animali che si vanno a conoscere nella loro vita normale. Cioè,
nella savana sicuramente il leone non passa dentro il cerchio di fuoco. Quel giorno, in collegamento dal suo serraglio di Latina, c'è una persona che abbiamo già incontrato, Gaetano Montico. Ascolta attentamente le parole di Licia Colò, interviene durante la trasmissione e, finita la puntata, decide di querelarla. Secondo Montico, Licia Colò ha diffamato tutti i domatori perché ha detto che nella fase di addestramento gli animali soffrono. Il personaggio in questione sosteneva che gli animali nel circo stanno benissimo, sono curati, possono vivere insomma la loro vita tranquillamente. E io semplicemente dicevo che non si può fare un discorso del genere. La procura di Latina impiega 10 anni a risolvere la questione. 10 anni di causa. Io ho dovuto prendere un avvocato e mi sono dovuta difendere in tribunale. Alla fine, dopo tanti anni, visto che la nostra giustizia è molto lenta, fortunatamente è venuto fuori che il fatto non sussisteva. È una cosa allucinante che ci si debba difendere per aver espresso un'opinione all'interno di un contraddittorio. Io non ho insultato nessuno. Dopo tanti anni, quando mi è arrivata la risposta, ho detto finalmente. Il caso viene archiviato. Per il GIP del Tribunale di Latina non ci sono gli estremi per il reato di diffamazione. La posizione di Licia Colò sul circo non è cambiata. Ma assolutamente no, gli animali nei circhi secondo me non si devono assolutamente esibire. Il circo è un grande spettacolo antico che è giusto che vada avanti, vada anche aiutato, ma per gli esseri umani che vi si esibiscono. Gli animali purtroppo soffrono all'interno dei circhi e dobbiamo proprio cambiare la nostra mentalità. Non è un passo facile, sono anni che si fanno queste battaglie e ancora non l'abbiamo capito. Io credo che siamo un po' tutti complici, tutti coloro che vanno a vedere il circo con gli animali sono complici della sofferenza degli animali. Secondo un recente sondaggio Doxa, commissionato dalla LAV, il 76% degli italiani si dichiara favorevole a un circo senza animali. La mentalità è cambiata, anche se i dibattiti, i talk show e vicende come quella di Licia Colò testimoniano che il mutamento sociale e culturale era già in atto dal primo decennio degli anni 2000. Un cambiamento che riguarda anche i circensi più giovani. Quando ero piccola mi ricordo che comunque gli animali stavano o legati o chiusi nei box, mentre adesso, grazie anche alle associazioni animaliste, e i circensi hanno cambiato l'approccio verso l'animale, hanno cominciato a mettere recinti elettrici, a ampliare gli spazi, a tenere gli animali più tempo liberi sui campi. A parlare è Valeria Valeriu. Oggi ha 40 anni, la corporatura esile, i capelli biondo cenere e dei grandi occhi neri. Anche se riconosce dei meriti alle associazioni animaliste, non ne fa parte. È una circense. I genitori sono due ginnasti scappati a metà degli anni 70 dalla Romania, dal regime di Ceausescu. In Italia hanno trovato lavoro come trapezisti e Valeria è nata dentro al circo, insieme agli animali. Quando andavo girando con il circo, mi ricordo bene questi bambini che erano entusiasti perché veniva la bambina del circo nella loro scuola, mi lasciavano biglietti, spero che ci ritroviamo il prossimo anno. Poi ho visto totalmente un cambiamento quando ho cominciato a fare le superiori, perché mi scartavano, perché ero figlia di trapezisti e maltrattavamo gli animali al circo, queste solite cose, che non è bello, credimi, perché quando vai in... già ti vergogni quando entri in una scuola che non conosci nessuno, in più vieni scartato perché pensano che vengono maltrattati gli animali, che però non è così, non è bello come io ero all'epoca adolescente. Valeria vive sulla sua pelle il cambiamento in corso all'inizio degli anni 2000. Dal fascino per la bambina del circo alla diffidenza per una presunta maltrattatrice di animali. Ma lei è sicura. I suoi animali non soffrono. Così, quando nel 2010 una ricercatrice di veterinaria le chiede di effettuare degli studi sui suoi animali, Valeria Valeriu mette a disposizione della dottoressa Raffaella Cocco le sue tigri e i suoi leoni. Ho detto, guarda, puoi fare quello che vuoi, e lei con la sua equip è venuta all'interno della nostra struttura, che avevamo un'arena, e dopo di là abbiamo fatto questo studio sul comportamento dell'arco della giornata,
E dopo abbiamo cominciato a fare anche i prelievi del sangue per vedere se anche a livello metabolico stavano bene. La dottoressa Cocco rimane subito affascinata dal rapporto di Valeria Valeriu con i suoi animali. La veterinaria non deve solo osservare i comportamenti di tigri e leoni, ma anche fare prelievi del sangue. Esami molto difficili da effettuare su esemplari di quella statura, ma la professoressa non ha alcun problema. E li abbiamo prelevati tutti senza anestesia. Zeus addirittura lo distraevano dandogli il pollice da ciucciare. Cioè, quindi immaginiamoci che... Stiamo parlando di un leone bianco. Zeus è un leone bianco, sì. Allora era giovane, aveva circa un anno, però sempre un leone, che parliamo di 200 kg di animale, che se in quel momento, adesso ne pesa molti di più. Per 4 mesi Raffaella Cocco osserva, studia, fa misurazioni e prelievi. Poi giunge alle sue conclusioni. Quello che io ho visto, che ho testato, gli esami che ho, sicuramente non permettevano in evidenza nessun tipo di maltrattamento e gli animali erano in uno stato di benessere in maniera assoluta. Poi sicuramente ci saranno magari anche altri che non li trattano nello stesso modo, ma esattamente come per tutte le specie animali e per alcune famiglie anche i bambini. Però non si può generalizzare, non si può dire che gli animali dentro il circo stanno male, a prescindere, perché non è così. È la conferma che Valeria Valeriu cercava. Secondo la dottoressa Cocco, i suoi animali non soffrono la vita al circo. Stanno bene. La veterinaria, però, non pubblica i suoi risultati. È vero che io ancora questi dati non li ho pubblicati, ma non li ho pubblicati, un po', devo dire la verità, perché stavo pubblicando altro. Però anche perché mi sarebbe piaciuto avere più dati e soprattutto avere il gruppo controllo che è quello che vorrei. Qui il gruppo controllo sarebbe Bioparco o appunto centri di recupero. I risultati della dottoressa Cocco non sono uno studio scientifico. Rimangono puramente opinioni, seppur qualificate. Perplessa, scopre che non ci sono tante ricerche sul tema. Sono pochi perché sono pochi gli animali a disposizione, perché sono pochi praticamente gli scienziati che si occupano di questo settore. Pochi, ma ci sono. Così, quando nel 2017 il Parlamento italiano avvia l'iter per vietare gli animali nei circhi, questi studi vengono presi in considerazione. La LAV, ad esempio, presenta al governo una raccolta di ricerche scientifiche. Si chiama Il benessere degli animali selvatici nei circhi itineranti. Tutti i governi europei che hanno già adottato il divieto si riferiscono proprio a questo lavoro, che è stato finanziato dalla RSPCA, la più importante società animalista inglese. È firmato dal professor Stephen Harris, un inglese, docente all'Università di Bristol. Il documento è noto proprio con il nome del professore, Harris Report. Nel rapporto di Harris sono raccolti tutti gli studi esistenti in grado di provare la sofferenza degli animali nei circhi. È una sorta di rassegna di tutta la letteratura scientifica sul tema. Proprio nel 2017, Valeria Valeriu telefona alla dottoressa Cocco e insieme leggono il rapporto. Era il lavoro sul quale si basava tutta l'idea di togliere gli animali nei circhi. Però alla fine quel lavoro non era un lavoro scientifico e anzi andava a modificare dati di altri lavori scientifici che dicevano esattamente il contrario. Quindi insomma era una qualcosa di estremamente grave. Nel documento vengono citati soprattutto 2 studi. Solo che, secondo la dottoressa Raffaella Cocco, si tratta di citazioni improprie. Sono stati proprio manipolati, non neanche citati impropriamente, proprio manipolati nel suo lavoro, scrivendo i risultati al contrario, come se loro dicessero che gli animali stavano male, erano in condizioni di malessere, quindi di maltrattamento, e invece i risultati dei loro studi dicevano esattamente il contrario. La ricerca scientifica che fonda tutte le leggi contro il circo con gli animali è frutto di una manipolazione? Secondo una circense e una veterinaria, sì. E non sono le prime a essersene accorte. L'anno precedente, quando il Galles aveva discusso nelle aule parlamentari una legge per vietare gli animali nei circhi, l'Harris Report aveva sollevato polemiche. A ribellarsi erano stati proprio gli autori citati nella review.
Uno di loro, il professor Ted Friend, un titolatissimo docente animalista alla Texas A&M University, si era scagliato contro il collega Harris, accusandolo di manipolazione. La legge in Galles passa, ma poco dopo accade un fatto inaspettato. Harris, che insegnava all'Università di Bristol, non risulta più come docente. Sul suo profilo appare la scritta Retired. La circense e la veterinaria devono raccontare questa storia. Tutti devono conoscerla. Così si mettono in contatto con gli autori degli studi che risultano manipolati. Prima inviano una mail al docente texano, Ted Friend, che in tutta risposta invia una lettera ai politici italiani. La mancanza di obiettività e la presentazione faziosa dei lavori sugli animali dei circhi nei cosiddetti report di Harris è una vera sventura. Questi lavori sono presentati come uno studio scientifico definitivo sul tema. Sono amareggiato che pochissime persone abbiano deciso di leggere queste relazioni e le pubblicazioni citate in esse. Avrebbero scoperto che Harris ha stravolto completamente il significato delle mie scoperte. La lettera continua. È lunghissima e dettagliatissima. E si conclude così. Per questo è irrazionale prendere una posizione contro i circhi basandosi sull'idea che gli animali soffrano per forza di cose, a meno che non si prenda la stessa posizione contro gli zoo, le stalle, le scuderie, i canili, gli animali da compagnia e tutti gli altri sistemi che concernono la custodia degli animali da parte dell'uomo, come dimostrano i miei studi e quelli della dottoressa Mart Kylie Worthington. Gli studi di Mart Kylie Worthington. Ted Friend parla di un animalista inglese. È un'altra studiosa citata continuamente nel Harris Report, a causa di uno studio meticoloso che ha compiuto nei circhi per oltre 2 anni, a partire dal 1987. Valeria Valeriu e la dottoressa Cocco contattano anche lei. La dottoressa Worthington fa le valigie e vola in Italia. My name is Mark Kylie Worthington. I am an animal welfare scientist and I am a consultant in the psychiatry of animals, animal behavioral psychiatrist, and I particularly study animal minds. Accanto a Valeria Valeriu e alla professoressa Cocco, seduta al tavolo preparato per la conferenza stampa nell'aula Nasseria del Senato italiano, c'è anche la dottoressa Worthington. Siamo nel marzo del 2018. La legge delega sul graduale superamento degli animali nei circhi sta per scadere. E quando prende la parola, Mart Kylie Worthington ha una storia da raccontare. Alla fine degli anni Ottanta, la RSPCA, l'associazione animalista inglese che ha finanziato l'Harris Report, la chiamò perché cercava le prove scientifiche del maltrattamento nei circhi. All'epoca la dottoressa Worthington godeva di grande stima tra gli animalisti e nel mondo scientifico. I was asked by the RSPCA to look at circuses in zoo, animals in zoos. La dottoressa racconta la platea di quando gli animalisti della RSPCA le avevano chiesto di valutare le condizioni degli animali nei circhi. Of the circuses in Britain. Lei lo aveva fatto, ma al termine dello studio, dice, agli animalisti era venuto un infarto. We reported the results to the RSPCA and they nearly had a heart attack. Lo studio delude le attese dell'associazione animalista inglese che lo aveva commissionato. La dottoressa Worthington non ha le prove che gli animalisti cercano. And now we must go forward and my job is not a missionary, I am about the animals. Volevano che noi sostenessimo che nei circhi gli animali soffrono, continua Mart Kylie Worthington, che poi conclude. Io sono un amante degli animali e voglio vederli vivere e crescere con i circhi. I want to see the animals having a better life and going forward with circuses. I risultati della scienziata non riescono a sostenere la tesi della sofferenza degli animali nei circhi. Così il lavoro di Mart Kylie Worthington non verrà mai pubblicato in ambito scientifico, ma solo in un libro. Anni dopo, la RSPCA fa un altro tentativo. Chiama il professore di Bristol, Stephen Harris,
che stila il suo rapporto. Non essendo un lavoro sul campo, cita altri lavori. Tra questi c'è proprio il libro della dottoressa Worthington. Ciao a tutti. Molti mi stanno chiedendo, giustamente, di fare qualcosa per togliere gli animali dai circhi, e questo è quello che intendo fare. So che questo tema vi sta molto a cuore, come lo sta a me, e lavoreremo affinché questo risultato sia raggiunto nel più breve tempo possibile. Grazie, ciao a tutti, alla prossima. La voce che avete ascoltato è quella del ministro della cultura del primo governo Conte, Alberto Bonisoli. Il 16 dicembre del 2018 pubblica un video. Promette la dismissione degli animali dai circhi, ma manca un mese alla scadenza dei termini per l'approvazione della legge e i tempi scadono. Così la promessa non viene mantenuta. Ma la vicenda della dottoressa Worthington di quell'evento è una vicenda che noi abbiamo vissuto, come dire, abbiamo sbagliato, siamo sull'autostrada giusta ma siamo usciti all'uscita sbagliata, quindi basta tornare indietro e rientrare in autostrada. Questo per dire che cosa? Che la scelta di uno scienziato che non ha pubblicato nulla sulla sofferenza dei circhi e che non ha presentato uno studio, ha solo detto, ha espresso la sua opinione, che secondo lei non c'era materia scientifica per dimostrare. Per Roberto Bennati della LAV è solo un incidente di percorso. È vero, non ci sono prove della sofferenza. Di contro non esistono neanche prove del benessere. Però la discussione accademica è ancora ferma a questo scontro tra diversi rapporti scientifici. Ci sono sempre più studi che non dimostrano che parametri chimici sono i soli indicatori del mancato benessere di un animale. Ci sono gli studi sul comportamento, ci sono le osservazioni etologiche, esistono una serie di discipline all'interno della scienza che sempre di più evidenziano che nei circhi la condizione di detenzione non sia compatibile con la natura etologica di questi animali. Ma io le faccio una domanda: quante volte nell'economia vediamo la scienza che dice qualcosa e la politica che fa qualche altra cosa in nome di un interesse o in nome di lobby? Lo vediamo sul cambiamento climatico, e la scienza ha dimostrato le conseguenze del cambiamento climatico. Quante volte vediamo governi che adottano politiche coerenti con quello che ha detto la scienza? Nel 2022 si apre un nuovo capitolo parlamentare. Un'altra legge delega, identica alla precedente, e che come la precedente scade dopo 9 mesi. Stavolta però è prevista una proroga. Il termine per l'emanazione dei decreti attuativi slitta. La nuova scadenza è il 18 agosto 2024. Abbiamo contattato il sottosegretario alla cultura del governo, Gianmarco Mazzi. È lui che sta lavorando per conto del ministro della cultura Sangiuliano all'approvazione del testo. Si sta confrontando con le parti, di nuovo, animalisti e circensi. Lo staff del sottosegretario ci ha assicurato però che stavolta ci siamo. Per il momento rimane l'ennesima promessa. Antares, la tigre. Royal e Madiba, 2 leoni. Le 10 tigri al confine tra Polonia e Bielorussia. Sono delle vittime di un racconto che è un capitolo minuscolo di una storia enorme, fatta di almeno 2000 esemplari di tigri, leoni, giraffe e altri animali esotici sparsi nei circhi di tutta Italia, in cattività. La lingua italiana caratterizza questa condizione, la cattività, in senso negativo. Deriva dal latino captivus, che vuol dire prigioniero, costretto a vivere al di fuori del proprio habitat. Un habitat nel quale alcuni di questi animali quasi non esistono più. Il leone e la giraffa sono considerate specie vulnerabili, cioè la loro sopravvivenza in natura è minacciata, ma a livelli considerati non ancora critici. La tigre, invece, è in via di estinzione.
La maggior parte delle tigri sopravvissute sul pianeta non vive libera in natura. Parliamo di 13.000 esemplari in cattività, a fronte di sole 5.000 tigri allo stato selvatico, minacciate dal bracconaggio e dalla deforestazione. In Italia, secondo il Ministero dell'Ambiente, vivono 161 tigri in cattività, ma le associazioni animaliste parlano di oltre 400 esemplari. Almeno 70 di questi appartengono ai circhi. La difficoltà nel tracciamento e nel censimento delle tigri le espone al rischio del traffico illegale. Reinserire una tigre in natura, quando è possibile, costa in media più di $100.000 per ogni esemplare. Mantenere una tigre in un santuario o in un centro di recupero costa $36.000 l'anno per ogni esemplare. Il mondo è un posto sempre meno adatto per queste specie. La convivenza dell'uomo con animali nati liberi è ormai forzata. E allora, dove stanno meglio? Qual è il posto giusto per gli animali? Non dico che tutti teniamo bene gli animali, ma neanche tutti che le teniamo male. Quindi Valeria, se la scienza dimostrasse che gli animali sotto ai tendoni stanno male, lei sarebbe disposta a darli via? Se voi mi date la certezza, ma la certezza, che gli animali stanno meglio da un'altra parte, io sono la prima a darli via. Perché per mio egoismo io dovrei far soffrire il mio animale, no, piuttosto lo lascio andare. Io ho un cavallino qua di 25 anni che ogni tanto sta a terra, mi tocca alzarlo, ma me lo tengo così. Io ho dormito nel carro con una leonessa che aveva insufficienza renale e stavamo di notte a farci le febo. Cioè, chi fa questo? Spiegami. Nessuno. Nessuno. Cattività è un podcast in 6 puntate di Simone Di Gregorio. La cura editoriale è di Antonio Cristiano. Il coordinamento editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, montaggio e sound design sono di Americo Fusco, con il coordinamento di Paolo Prosperini. La sigla è di Simone Di Gregorio e il mix di Brando Maria Mazzotti. Una produzione One Podcast. CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.